Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Il video di oggi, in un certo senso, vuole essere un'appendice di un video che io avevo fatto un po' di tempo fa, nel quale vi ho raccontato la mia esperienza con la pityriasi rosea, che è una malattia benigna della pelle che ho avuto lo scorso autunno. A me ha fatto tantissimo piacere ricevere sotto a quel video commenti di persone che mi dicono quanto sia utile la condivisione della mia esperienza, perché effettivamente sulla pityriasi rosea video in italiano di persone che condividono la loro esperienza ce ne sono pochissimi. C'è qualche video fatto da dermatologi, quindi si tratta di video professionali che sono sicuramente utilissimi, però video di persone che condividono la loro esperienza, che dicono io ho avuto questa malattia, mi è successo questo, questo e quest'altro, non se ne trovano granché. E quindi diciamo che la mia idea di fare quel video è partita da lì. Però oggi voglio aggiungere una piccola coda, chiamiamola così, a quel video per mostrarvi nello specifico tutti i prodotti che io ho utilizzato dall'inizio alla fine della malattia. Ovviamente faccio la doverosa premessa solita, non sono un medico, quindi tutto quello che vi farò vedere adesso è la condivisione esclusiva della mia esperienza. Quindi sono prodotti che io ho utilizzato, che a me hanno dato sollievo, che diciamo non mi hanno provocato nessun tipo di peggioramento, anzi mi hanno fatto migliorare parecchio, però se avete la pityriasi comunque è consigliabile magari chiedere il parere del vostro medico. Adesso ovviamente non mi soffermo sulle caratteristiche della pityriasi e non vi racconto di nuovo quello che è successo a me perché c'è già un video tutto dedicato, ve lo lascio giù in info box nella descrizione del video così potete recuperarlo velocemente. In questo video invece vi farò vedere solo i prodotti che ho utilizzato. Partiamo da un bagno doccia che io ho utilizzato per tutto il periodo della malattia e che mi ha dato veramente tantissimo sollievo, oltre ad essere delicatissimo sulla pelle. In particolare mi riferisco a questo bagno doccia della marca Biolis Nature. Questo è al cocco, però ci sono anche altre essenze. Vi lascio giù in info box tutti i link di riferimento, così potete andare a recuperare questi prodotti facilmente. Questo ha il 98% di ingredienti naturali. Questo ha un'azione ultra nutriente e non ci sono ingredienti animali, quindi è veramente perfetto se avete una condizione di pityriasi rosea o comunque di pelle ultra sensibile, ultra delicata. Ovviamente non ci sono petrolati, siliconi, parabeni, tutti quegli ingredienti che non fanno proprio benissimo alla pelle, in questo bagnoschiuma non ci sono. E lo sottolineo perché la pityriasi rosea è una condizione di forte irritazione della pelle, quindi sarete molto sensibili se l'avete in corso, sentirete prurito, bruciore, calore, fastidio e quindi in quel caso lì è veramente necessario utilizzare un bagnoschiuma che sia il più delicato possibile. Vi assicuro che questo lo è tantissimo. Lo è talmente tanto che anche quando la pityriasi mi è andata via e quindi la mia pelle è ritornata assolutamente normale, io ho continuato ad acquistarlo, lo alterno magari anche ad altri bagno doccia meno naturali che comunque magari apprezzo per la profumazione, però molto spesso, soprattutto in estate, quando sono soggetta a quegli eritemi solari tanto fastidiosi che sono ormai una mia caratteristica, io lo utilizzo perché mi dà veramente sollievo. Apro anche una piccola parentesi: io ho un'intolleranza solare chiamata anche allergia al sole, della quale vi avevo parlato in un altro video. Quindi, se per caso vi interessa conoscere anche le mie avventure in questo senso, vi lascio in info box il video. Quindi questo per dire che questo bagno doccia sulla mia pelle un po', diciamo, particolare va assolutamente benissimo in alcune condizioni. Poi quando sono andata dal dermatologo a fare la visita, lui mi ha consigliato una crema detergente della BioNike che si chiama Triderm. Spero che riusciate a vedere abbastanza bene la confezione, comunque come vi ho detto vi ho lasciato tutti i link giù in info box. Di questa io in realtà ho utilizzato solo il campioncino che lui mi ha regalato. Per questo la dimensione è piuttosto ridotta, perché non mi sono trovata benissimo come con questo bagnoschiuma della Biolis Nature e quindi ho preferito poi continuare con quello. Questo prodotto ha la caratteristica di fare poca schiuma, o meglio, fa la schiuma giusta, diciamo così. Perché quando c'è una situazione di irritazione della pelle, troppa schiuma potrebbe andare ad irritare un po'. Poi dipende ovviamente dalla vostra situazione, dalla vostra pelle, da tante cose, però è sempre bene
utilizzare un prodotto che magari non faccia una schiuma esagerata, e questo va bene perché fa la giusta quantità di schiuma senza appunto andare ad esagerare. Comunque è un prodotto che potete utilizzare tranquillamente perché tra l'altro questo me l'ha consigliato il dermatologo, quindi è sicuramente uno di quei prodotti che vanno benissimo e che sono lenitivi in un caso di pelle molto irritata, molto arrossata o comunque in una situazione di particolare sfiga, chiamiamola così, come quella che è la pityriasi rosea. Non mi ricordo se all'inizio del video ve l'ho detto, ma questa è una crema detergente a risciacquo, quindi praticamente è una specie di bagnoschiuma, voi dovete poi risciacquare e non è la crema classica che vi mettete magari dopo la doccia tanto per idratare, ha un'altra funzione, però va bene appunto per queste condizioni di pelle delicata. Un altro prodotto che io vi consiglio caldamente se avete la pityriasi rosea, ma anche semplicemente se volete un buon doposole dopo che siete stati al mare, è questo gel protettivo all'aloe vera. La marca è Erba Vita, lo trovate giù in info box. Questo ha proprio salvato le mie giornate perché io avevo tra i vari sintomi molto prurito e sensazione di calore sulla pelle, esattamente come quando mi viene l'eritema solare. Questa sensazione a me dava parecchio fastidio perché comunque io già di mio ho la pelle abbastanza delicata, quindi questa condizione andava ad accentuare dei sintomi che magari già normalmente in alcune condizioni particolari sento. Quindi ero proprio infastidita. Tutte le volte che mi mettevo questo gel protettivo avevo un incredibile sollievo, una sensazione di freschezza, una sensazione comunque di pelle che in qualche modo stava quasi guarendo. Era proprio l'impressione che avevo. Questo tra l'altro è un gel lenitivo, quindi se avete degli arrossamenti, se avete la pityriasi, come vi dicevo prima, a maggior ragione, ma anche semplicemente se volete un prodotto che possa essere lenitivo, è veramente perfetto, io ve lo straconsiglio. Voglio leggervi quello che c'è scritto sulla confezione per darvi proprio l'idea e farvi capire meglio quali sono le caratteristiche di questo prodotto. Qua dice che il gel Aloe Vera di Erba Vita è un prodotto dermocosmetico che mantiene inalterate tutte le benefiche proprietà del succo fresco puro al 100% di Aloe Vera. Grazie alla naturale presenza di fattori preziosi e nutritivi come mucopolisaccaridi, vitamine e minerali, idrata, protegge e rinfresca la pelle secca, lenisce gli arrossamenti cutanei e allevia il prurito. Questa ultima cosa che ho detto è assolutamente importante e veritiera perché quando io mi mettevo questo gel protettivo, soprattutto sul petto perché era la zona in cui avevo più prurito, sentivo veramente una sensazione piacevolissima di sollievo. Inoltre, essendo un prodotto super naturale, voi potete applicarla anche più volte al giorno. Io, ad esempio, me la mettevo al mattino, poi magari anche a metà mattinata, poi me la mettevo a metà pomeriggio, la sera prima di andare a dormire, quindi ne ho utilizzato tantissima, almeno nella fase più acuta, quando avevo più rossore, più calore, più bruciore, più prurito, e in questo caso mi ha veramente aiutata. Ultimo prodotto antichissimo e conosciuto, soprattutto se avete avuto la varicella o se avete dei figli che hanno avuto la varicella, è il talco mentolato. Questo è un prodotto antico, classico, che si trova facilmente in farmacia, forse lo trovate anche al supermercato, ma io in ogni caso vi ho lasciato in info box il link qualora lo vogliate acquistare online. Questo è un prodotto che, come vi dicevo, è conosciuto fin dalla notte dei tempi, ma che vi può veramente aiutare. Però vi voglio spiegare come l'ho utilizzato io. Io non mettevo il talco mentolato come posso magari mettere il borotalco classico, magari in estate, quando mi voglio un pochino rinfrescare, quando voglio sentire questa profumazione di borotalco. Perché se io utilizzo il borotalco, diciamo così, solo per una sensazione piacevole, prendo un batuffolo e mi metto il borotalco tamponando sulla pelle. Invece, in questo caso, io l'ho utilizzato diversamente. Prendevo un cotton fioc. Andavo ovviamente a metterci sopra la polverina, quindi il borotalco,
e poi andavo minuziosamente a definire il contorno di quelle brigole, chiamiamole così perché non so come chiamarle, che mi davano più fastidio, perché non è che mi dessero tutte fastidio allo stesso modo, ce n'era qualcuna che mi dava più fastidio rispetto magari ad altre. Quindi su quelle 5 o 6 che mi creavano veramente molto molto fastidio e molta irritazione, io piano piano con il cotton fioc andavo a definire tutto il contorno fino a ricoprire completamente la pustola, la brigola, insomma, chiamiamola con il nome che preferite. Questo mi dava proprio una sensazione di sollievo perché andava anche un po' ad asciugarla, quindi diminuiva il prurito. Ovviamente questa è solo la condivisione di quello che ho fatto io, che come ho detto all'inizio del video non è detto che vada bene per tutti, quindi chiedete sempre consiglio al medico. Comunque io questi prodotti li ho utilizzati in tutta tranquillità perché non si tratta di farmaci, sono tutti prodotti assolutamente normali che si trovano sia nei supermercati, nelle farmacie, si trovano online, quindi comunque si tratta di prodotti normalissimi perché alla fine è un borotalco, un bagno doccia e un gel lenitivo, quindi non è niente di che. Però essendo la pityriasi rosea comunque una malattia della pelle, io mi sento di consigliarvi di parlare con il vostro medico qualora abbiate qualsiasi dubbio. Mi fermo perché non so quanto ho parlato, potrebbe essere stato un video molto breve ma anche molto lungo perché ho perso la cognizione del tempo. In ogni caso spero di esservi stata utile. Se avete delle domande, volete dei chiarimenti, potete scrivermi nei commenti. Io cercherò di rispondere ovviamente nei limiti delle mie conoscenze perché come vi ho detto non sono un medico. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, se per caso avete la pityriasi rosea state tranquilli perché vi passerà, ci vuole soltanto un po' di tempo, ma vi passerà e vi posso dire che avete tutta la mia comprensione perché capisco perfettamente quanto sia noiosa e fastidiosa, però vi invito veramente a stare tranquilli. Detto ciò, io mi fermo e vi mando un bacio enorme.